Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un'altra puntata di Cazzeggio Catabiotrico, anche questa puntatona dal colore di retrocomputing. Oggi parleremo rapidamente dei microprocessori Sirix contro AMD. Ma è poi vero che i microprocessori Sirix scaldavano ed erano parecchio meno efficienti dei microprocessori Intel ed AMD? No, assolutamente no. Semmai erano AMD ed Intel quelli che nei primi tempi scaldavano molto di più delle CPU Cirix. Per la cronaca, la Cirix fu una società di progettazione e vendita di CPU fondata nel 1988 da Jerry Rogers ed era composta da uno staff che in precedenza aveva lavorato per la Texas Instruments. La sua attività economica consisteva nella produzione di chip. Cirip si rivolse poi alle fabbriche della Texas Instruments, SGS Thompson, oggi STM Microelectronics, e perfino anche alla IBM per la materiale produzione dei propri microprocessori. La Cirix cominciò a produrre i coprocessori matematici ad alte prestazioni per i sistemi 286 e 386. Poi la Cirix produsse il 486 SLC e il 486 DLC nel lontanissimo 1992. Tali CPU potevano essere installate su schede madre 386 e le prestazioni delle CPU Cirix erano molto buone. Il Cirix 5 86 poteva essere montato su una scheda madre di 486 con clock da 100 MHz, 120 MHz o 133 MHz, e il Cirix 586 aveva prestazioni paragonabili ad un Pentium a 75 MHz, mentre il clone AMD 586 era soltanto un 486 con un clock quadruplicato. Il fatto è che la Cirix produsse poi il microprocessore 6x86L, in cui aveva inserito le istruzioni MMX e una cache più grande di secondo livello. Ora, a differenza di AMD, la Cirix non usò mai brevetti Intel sotto licenza. I progetti Cirix erano un reverse engineering dei prodotti Intel. In questo modo, anche i 386 e 486 della AMD invece contenevano del software di Intel dentro i microprocessori, mentre i progetti Cirix erano completamente indipendenti da Intel. Intel condusse per anni delle battaglie legali contro Cirix, sostenendo che i loro 486, il 486 della Cirix, violassero i brevetti Intel. L'obiettivo di Intel era di liberarsi di un potenziale concorrente dal mercato. Intel perse la causa proprio per il fatto che non c'era software Intel all'interno dei progetti Cirix, che invece erano una retroingegnerizzazione delle CPU Intel. Dopo aver perso la causa, Intel però concluse un accordo extragiudiziale in cui Intel accettava che Cirix potesse produrre i suoi progetti dei microprocessori nelle fabbriche che avevano ottenuto la licenza per produrre anche CPU Intel. Nel lontanissimo 1997 le parti si invertirono. Fu Cirix che sostenne che il Pentium Pro e il Pentium 2 della Intel violasse i brevetti Cirix nelle parti del Power Management e tecniche di Register Renaming. Ora, la diatriba legale, invece di sfociare in tribunale, terminò in un accordo extragiudiziale in cui Intel chiuse la bocca praticamente a Cirix con uno scambio di licenze reciproco, il che praticamente è come dire che effettivamente la Intel scopiazzò da Cirix varie parti e vari brevetti perché erano più efficienti di quanto la Intel aveva praticamente ideato. Cirix e la concorrente AMD coprogettarono il controverso Pentium Rate nel tentativo di confrontare i loro prodotti con quelli di Intel. Il 686 era più efficiente sulla istruzione singola rispetto al Pentium di Intel,
dato che Cyrix utilizzava una maggiore velocità nel bus della motherboard rispetto ad Intel e rispetto ad AMD. Ora, un 686 a 133 MHz della Cyrix era molto più rapido di un Pentium a 166 MHz, quanto di una CPU AMD di pari clock. Questioni legali però impedirono a Cyrix di usare la notazione Pentium Rate. Ora, nonostante la sua breve esistenza, la Cyrix diede un grosso contributo alla produzione di microprocessori a prezzo molto economico, costringendo AMD a tenere bassi prezzi, mentre Intel decise di introdurre una linea di CPU economiche, quella della famiglia Celeron, per presidiare la fetta bassa di mercato. Ora, la prima fortunata ed efficiente linea di microprocessori AMD con un Pentium Rate superiore ad Intel fu la linea AMD K5, poi K6, poi K62 e poi a seguire, con vari successi e vari, diciamo, insuccessi. Il brand AMD però ebbe soprattutto il merito di riuscire a ritagliarsi presso gli appassionati di computer in modo maggiore rispetto a Cyrix una larghissima fetta di mercato, specie per il gioco e il gaming dei videogiochi. Inoltre AMD riuscì a sottoscrivere commercialmente vari accordi con grossi produttori di computer come Acer, Compaq e poi IBM e Dell, mentre Cyrix non ne fu mai capace. Questo è tutto, un saluto, ciao, alla prossima!